Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Militari del comando provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di una organizzazione responsabile di numerose truffe per l'indebito ottenimento di finanziamenti comunitari concessi tra il 2013 ed il 2018 per l'impianto e l'ammodernamento di strutture serricole nelle campagne del Vittoriese. 15 le persone indagate a vario titolo nell'ambito dell'operazione 121, portata a termine dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Ragusa, con il coinvolgimento di 6 aziende ed imprese agricole utilizzate dagli indagati per accedere indebitamente ai contributi che l'Unione Europea mette a disposizione per lo sviluppo del settore in attuazione della misura 121 ammodernamento delle aziende agricole. Per 5 degli indagati i giudici hanno configurato l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni della UE all'utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, perché considerati principali artefici dell'intero articolato disegno criminoso ideato e promosso da TG Imprenditore Agricolo di Vittoria. Gli altri 4, familiari e persone vicine, sono TS di Vittoria, figlia di TG e legale rappresentante pro tempore di alcune delle società coinvolte, TF, figlia di TG di Vittoria, BM di Vittoria, legale rappresentante pro tempore di alcune delle società coinvolte e marito di TS, DS di Comiso, perito agrario incaricato di predisporre i progetti utilizzati per accedere indebitamente ai finanziamenti ed attestare falsamente il corretto stato avanzamento lavori, SAL, per l'erogazione dei contributi, tra gli altri indagati, oltre a soggetti piccoli imprenditori che si sono prestati ad agevolare le diverse fasi delle truffe scoperte, figurano anche 4 funzionari ed un dirigente dell'ispettorato provinciale agrario di Ragusa, incaricati di procedere ai controlli per constatare lo stato dei lavori, in realtà non realizzati. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.